un incubo. Diciamo che la lupa piacentina non ha retto lo stress emotivo, perché mi sono trovata davanti non a un'avventura ma a una prigione psicologica, e quindi io purtroppo non ho retto, ho ammesso le mie fragilità e sono tornata a casa dal mio branco. Così la cantante piacentina Fiordaliso descrive la sua Isola dei Famosi, 20 giorni in un paradiso che si è trasformato in una prigione, perché ciò che al telespettatore non arriva della popolare trasmissione è la noia che si prova a Caio Paloma. Se non riuscivi a pescare il pesce non c'era niente da fare, niente, non c'erano conchiglie da cercare, non c'era niente. Niente, un isolotto piccolo con 12 persone, coi paguri che di notte ti dormono in faccia, ma quello non è quello che mi spaventava. La fame l'ho sentita moltissimo, avevo i morsi della fame, ma perché non avevi niente da fare tutto il giorno. Della sua isola Fiordaliso racconta: bene o male ho litigato e legato con tutti. Quello... non ti posso dire con chi, ho legato tantissimo con Aristide, con Jonas e con Mercedes, ma con gli altri non è che ce n'è stato uno che non ho sopportato, diciamo che alla fine non ho sopportato certi comportamenti, però vabbè, insomma, va bene così. Non sono contenta io della mia isola, vi dico la verità, perché non ce l'ho fatta, e quando una ammette di non avercela fatta non è mai bello. Però è un gioco, ragazzi, la vita sono altre cose. Dopo l'eliminazione della settimana scorsa, solo da ieri Fiordaliso è tornata alla vita di sempre. Ora ad attenderla ci sono tante partecipazioni a programmi televisivi per svelare i segreti dell'isola, prima di rituffarsi nel suo mondo, quello della musica.